Adele, ci piace iniziare la puntata con l'oroscopo musicale di oggi, ma oggi è la puntata che riguarda principalmente l'amica Silvia Pagni, perché adesso è arrivato il momento di biglietto da visita. Andiamo a scoprire insieme chi è l'ospite di oggi. Bentornati cari telespettatori al secondo incontro con il maestro René, questo personaggio con uno spettacolo di piena magia, di piena illusione e di grande classe. E vado subito a presentarlo e a ritrovarlo nel nostro salotto. Ciao maestro, come sta? Ecco, e chi è adesso, lui o lei? No, non sta parlando con te, sta parlando con me. Sta parlando. Maestro, presenti questa coniglietta o questo coniglietto, chi è? Io sono Max. Ah, sei Max, quindi sei un macio. Sì, un vero macio. Uno dei conigli macio che esiste al mondo. Ah, ma vedo che sei abbastanza dispettoso anche. No, sono contento di stare qua oggi. Mi fa molto piacere, non sono contento perché è la prima volta che mi vedo in televisione, in TV. Bravo, bravo. Ma chi comanda? Comandi tu coniglietto o comanda il maestro René? Comanda Toby. Chi comanda? Toby. Toby comanda. Ah, quindi tu non comandi? No, sono un amico soltanto che è venuto in visita. Allora io voglio anche te qui a Pineto nella nostra sede perché ti voglio conoscere di persona. Ok. Ci saranno tanti bambini che ti aspettano. Verrò anche con altri amici. Amici anche? Altri amici verranno con noi. Sì, sì, chi sono? Altri pupazzi che ho, come dire, diciamo che Maurizio, conoscendomi molto bene, il vostro regista, perché siamo amici da anni, lui ha visto tutti i miei personaggi quando stavamo insieme a lavorare insieme e mi piacerebbe venire un giorno anche da voi, ovviamente, e anche io te zitto, sì. Si vorrebbe venire da voi per presentare naturalmente Toby, sì. Presentare Max, sì, sono io, sì, lo sì, lo sanno che sono io, sì, sì, lo sanno, va bene. Io vi aspetto a braccia aperte, guarda, veramente ci sarà una fila incredibile qui da noi, perché qui sinceramente non esiste. Maestro René, lei è anche un manipolazione, magia generale, illusionismo, sì. Grande sì. Illusione. Che differenza ci sono tra queste, tra tutte queste cose così magiche? Lo metto a dormire perché se non rompe le scatole mentre noi stiamo parlando, vorrei parlare un po' tra noi due, se tu permetti, Silvia. Vai via. Ok. Anche io, Toby, anche te. Ok. Allora, tu devi capire che io ho cominciato con la magia. La ventriloquia sì. È venuto dopo perché ho cominciato a 10 anni a fare uno dei primi regali che mia mamma mi ha mai fatto è la famosa scatolettina del piccolo mago, ma io, sì. Io ce l'ho ancora qua, ma questa scatola ha 60 anni, dunque wow. Immaginare, come dire, e erano i primi trucchi che si facevano e compagnia. Poi sì. Ho ricevuto l'altra scatola con i trucchi di magia di questo mago, di questo clown, come avevo detto nell'altra puntata, e ho imparato tutto da me. Sono stato un autodidatto completo, che sia come mago che sia come ventriloquo. Poi naturalmente ho frequentato in Belgio un club di maghi che mi hanno insegnato tanti trucchi
E poi piano piano ho cominciato. Poi quando sono venuto in Italia, a Bologna, con il mio fratello maggiore, quando siamo arrivati tutti qua, a questo punto facevamo due spettacoli. Uno spettacolo di magia comica insieme, sì, e uno spettacolo di ventriloquio, e lui faceva anche la presentazione dello spettacolo. Dunque, lavorando insieme, come dire, mi sono perfezionato e adesso diciamo che frequento qui il club dei maghi toscani, e dove io non do lezione, vado, ascolto, vedo le conferenze, e però continuo, creo anche dei trucchi di magia e anche sì, ho creato qualche trucco di magia da tavola, ovviamente non delle grandi illusioni, trucchi da magia, perché è una passione. Diciamo, la passione prima è stata la magia, poi è venuta la ventriloquia. Però come maghi ce n'era tanti e ventriloqui non ce n'erano tanti, ho preferito fare il ventriloquo piuttosto che di fare il mago. Benissimo, bello, bello. Che progetti ha oggi e anche i suoi progetti futuri? Quali sono? Progetto, beh, come ho detto, mi piacerebbe aprire una scuola di per ventriloquo bambini, perché per fare un buon ventriloquo devi cominciare da bambino. Perché? Perché devi modellare la voce. Se non modelli la voce, devi avere un piccolo voce come le dolci grandi. Dunque, devi poter modellare la tua voce, e per questo devi cominciare da piccolo, perché è là che si fanno le corde vocali. Come sì, come te, come cantante, hai cominciato piccola perché se non potevi cantare. Sì, diciamo sì, però comunque l'età giusta per iniziare? 6 anni, 8? No, diciamo dalle 8 alle 10 anni sarebbe l'ideale. Diciamo 10 anni è già un'età giusta per cominciare a fare il ventriloquo, perché già si può cominciare a lavorare sulla voce proprio. Per caso una persona di una età di 20 anni, ad esempio, non potrebbe proprio iniziare? No, potrebbe anche, però è più limitato, perché già la sua voce si è modellata, si è già imposta, la voce è già impostata. Dunque sarà un po' più difficile. Io adesso a te ti chiedo di fare una dolce grossa, visto che tu c'hai una voce da donna, è già molto più difficile. Certo. Un cantante già, diciamo, favorizzato rapporto a una persona normale, perché c'ha una gamma di voce diversa da una persona normale, ma una persona normale che parla tutti i giorni non ha questa paletta di voce possibile. Sì. Maestro, adesso una domanda stupidissima: quanti concerti, quanti spettacoli lei ha fatto nella sua vita? Tanti. Il più bello, lo spettacolo che ha nel cuore, che se lo ricorda ancora oggi? Credo il mio primo. Avevo 16 anni. Sì. Avevo 16 anni, mia mamma faceva parte di un club di teatro amatoriale, e già cominciavo già a fare il ventriloquo, avevo scritto le mie piccole sketch con il mio primo pupazzo, che ho detto avevo comprato nel negozio la replica del ventriloquo che avevo visto, e mia mamma mi dice: senti, dice, noi facciamo una festa nel nostro club di teatro, se ti fa piacere potresti venire anche te a fare piccolo sketch. Era 8-9 minuti, non di più. Naturalmente le battute erano delle battute di un adolescente di 16 anni, e sono venute, mi sono messo su questo piccolo palco con un microfono e senza musica, senza niente, mi hanno proiettato sul palcoscenico e arrangiati. È iniziato il suo mondo magico.
primo spettacolo. E l'altro, diciamo, senza scherzare, ne ho fatto tanti, però l'altro forse è uno dei, il primo spettacolo che ho fatto qua in Italia, davanti, non nel nightclub dove lavorava, ma c'era a Bologna una riunione di maghi al Palasport di Bologna. Eravamo tutti là e mi hanno chiesto anche a me di fare il mio spettacolo davanti, naturalmente davanti a un Palasport c'erano, certo, credo una cosa come 1500 persone, tra un locale dove contiene 200 persone e 1200, è stato, diciamo, è il terzo spettacolo, la terza volta dove veramente mi sono emozionato, e quando ho fatto per la prima volta la RAI con Fabrizio Frizzi e Rita Della Chiesa, quando abbiamo cominciato a fare lo spettacolo di pomeridiano di Pane e Marmellata, dove Toby faceva parte io sono sempre, naturalmente io non c'entro, e Toby che era la vedete, io era l'artista, è normale, l'accompagnatore. Adesso, maestro, lo vogliamo conoscere un pochettino più come persona. La cosa più pazza che le sia capitato? La cosa più pazza che mi è capitata? Ce n'è talmente tanto che è un elenco lungo. Un elenco lungo. La più pazza proprio. Ma in che senso pazza? La cosa più assurda? Assurda, sì. La cosa più assurda? Ma sì, una cosa che è stata assurda, però che ha colpito molto: su una nave di crociera facevano il buffet di mezzanotte. Sì. Io parlo di tanti anni fa, quando ancora i buffet di mezzanotte erano veramente buffet di mezzanotte, con tutto, c'era di tutto, c'era granchio, c'era ostriche, c'era di tutto. C'era tutto. E un metro mi dice: René, vorrei fare una cosa un po' particolare. Ah, dico, va bene, ti presteresti a fare un gioco con me? E ho detto, bah, sì, dipende quale. Diceva, allora, io taglierò uno di questi vassoi grandi che hanno loro, capito? Ne farò un mezzo cerchio per poter passare il tuo collo. Oh mamma! Ti metti sotto il tavolo e no, ti metto soltanto la testa, ti metterò un po' di prezzemolo nelle orecchie, come dire, delle insalate sulla testa, attorno farà tutta una decorazione, e quando vengono metterò un po' di prosciutto anche al fianco per, sì, poter prendere, e quando vengono, come dire, alla gente a prendere con il vassoio a mezzanotte, sì, un po' di prosciutto, dice, tu fai una battuta, io quando arrivavano dice, buon appetito, prosciutto molto buono, buon appetito, spero che vi va bene. Tutte le lingue, e questa credo che è stata una delle cose più pazze che ho fatto in vita mia. Si vedeva soltanto la mia testa uscita di questo, però immobile fino a quando arrivavano davanti al piatto, dice, buonasera, buon appetito. Gente ridevano, ma c'è delle persone che hanno fatto dei salti vedere una testa che parlava. Immagino. Di che cosa ha paura René? Della morte no, ho paura soltanto di una cosa, di perdere mia moglie, è l'unica cosa. Ma che bello! No, è la verità. Hai detto qualcosa di litighiamo veramente tutti i giorni, abbiamo tante litighi, però non potrei vivere senza di lei, questa è la cosa. E quando lei sta male, sono più male di lei. È l'unica cosa che mi fa paura, di perdere. È fantastico, veramente è fantastico. Il suo più grande rimpianto? Allora, devo essere sincero, è un po' per causa anche di mia moglie, ma non è un rimpianto. Diciamo che quando ero alla RAI, io non vedevo l'ora di prendere il treno a finire la trasmissione, tornare a casa per essere vicino a mia moglie. Io all'epoca avrei dovuto essere un po' più, diciamo,
egoista e decidere di ogni tanto di rimanere a Roma per andare in una serata VIP a fare un po', non gossip, ma quando dicevano dai vieni anche te con noi, si va al Jackie O, c'è Lentano, no io vado a Firenze, vado da mia moglie, come... Là forse ho fatto, diciamo, è stato un po' un rimpianto, perché forse avrei avuto altre opportunità, altre aperture per la televisione, come... Però è un rimpianto nel senso che, come dire, la mia vita me la sono goduta, me la godo ancora, c'ho dei buoni amici, con mia moglie ho trovato una famiglia. Che cosa posso chiedere di più della vita? C'è una salute che mi permette di continuare. Io soltanto vorrei che mia moglie sia in perfetta salute e che viviamo insieme fino alla fine. Assolutamente sarà così. Io, maestro, veramente è stato un viaggio con lei eccezionale, perché un mondo completamente differente dal mondo in cui io vivo. Io la ringrazio della sua presenza, delle sue parole, e l'aspettiamo qui presso la SLM per educare i nostri ragazzi per questo mondo di magia. Grazie con tutto il cuore, veramente. Grazie a lei, perché lei è una persona gentile, simpatica, e soprattutto credo che, come dire, essendo anche lei un artista, io credo che capisce molto più facilmente l'anima di un attore, di un'attrice, di un cantante, un musicista, cioè un artista in generale, che sia pittore, che sia scrittore, perché c'ha l'anima anche lei, l'anima calda dell'artista dentro di sé, e sa accogliere e sa ricevere nel suo salone. Grazie. Come dire, le persone con gentilezza e amore, ma amore artistico ovviamente. Grazie veramente, le mando un bacio grandissimo. Io? E continuo a dire, vi aspetto tutti presso la SLM, ok? Vi mando un bacio a tutti, saluto anche mio amico, come dire, Maurizio, che so che è alla regia, e Loris, che gentilmente mi ha invitato a venire a fare questa intervista, e spero vedervi molto presto. A prestissimo. Anche per oggi abbiamo terminato e vi aspetto come sempre martedì prossimo con biglietto da visita. Ciao a tutti.